Ultimo giro, ultima corsa. Siamo ai verdetti definitivi della fase a gironi di Pontina Calcio a 7 Show. Gli incontri decisivi, le sfide senza appello che hanno determinato l'accesso ai quarti di finale. Ad aprire le danze il Lido dei Pini, chiamato a mostrare il suo vero volto nella partita cruciale, e la Sanitaria Minicucci, avversario tosto che si aggrappa all'ultimo treno per sperare. Con il ritorno di tutti gli effettivi a disposizione, il Lido dei Pini tira fuori subito le unghie. E di franco la prima occasione, bel tiro e bella risposta in angolo di Corradini. Ma a violare per primo la porta è a Luigi, ancora lui, terzino con il vizio del gol, 1-0. Poco dopo arriva il raddoppio con Floris, servito da Zenga per un facile tap-in. I biancoverdi però sono vivi. Attili taglia il campo servendo Cappiello, decentrato, che sbaglia di poco l'angolo del tiro e nulla di fatto. Ma intanto sale in cattedra Sandi, che con uno scavetto delizioso smarca Franco, freddo, per la rete del 3-0. Con la stessa tranquillità, Sandi riceve da calcio d'angolo e disegna il diagonale preciso, e sono 4. Nel secondo tempo, scatto d'orgoglio della Sanitaria Minicucci. Prima Cappiello tenta la rete dell'anno da centrocampo. Poi accorcia le distanze con il bomber Maceroni, che come al solito fa la sua parte. È il caso allora di dare di nuovo gas e il Lido dei Pini ritorna a segnare con Mercuri, abile a trasformare di testa un velletario cross dalla sinistra. Poi Sandi parte in solitaria e divora il campo, temporeggia davanti al portiere ed insacca, 6-1. Dopo la rete un altro assist per Floris, che con un raso terra trova la doppietta personale. La Minicucci però non rinuncia a giocare e trova la seconda rete, stavolta con Cappiello, che batte Kodiokaru dopo un possibile fallo di mani avversario. Il resto della partita serve al Lido per incrementare il bottino. No look di Bressan per Mercuri ed è 8-2. Poi segna ancora Franco, a Luigi e ancora Mercuri. Altre due reti di Sandi, una su calcio di rigore e l'altra, dopo un'azione rocambolesca, chiudono il match su punteggio di 13-2. Molto severo per Sanitaria Minicucci, che saluta il torneo in cui in realtà ha ben figurato. Rassicurante per il Lido dei Pini, che si lancia con speranza verso i quarti di finale. Difensori, centrocampisti, attaccanti, segnano tutti, tranne Guido Zenga. Come mai? Vabbè, lui... Ma quando è che sei fermo qui? 3 anni, 2 anni. C'è un po' di inattività, quindi il ragazzo ancora deve... e trovare la forma giusta. L'anno prossimo ci sarà questo campionato in promozione, quindi questo può essere un trampolino di lancio verso una stagione di grandi prospettive. Come no, assolutamente, siamo già a buon punto a livello societario, siamo arrivati quasi a completare anche la rosa per l'anno prossimo. Aspettiamo qualche colpo magari dell'ultimo momento, però il più è fatto, insomma siamo pronti per affrontare questa nuova avventura. Una grande occasione quella che si presenta alle ore 21 per la Pro Pomezia. L'opportunità contro l'Atletico Tor San Lorenzo già eliminato di ottenere una vittoria per sperare ancora con la classifica avulsa di passare. L'impresa appare da subito più complicata del previsto, con il Tor San Lorenzo agguerrito e deciso ad onorare la partita. Eppure la partenza è ottima con il calcio di rigore trasformato da Cristian Palumbo. Ma a raffreddare gli animi ci pensa Villani, con un grandissimo mezzo esterno che buca le mani ad Ivan Palumbo, 1-1. Poi, dopo il time out, arriva la vera e propria doccia gelata con la rete di Bouchary, 2-1 per l'Atletico Tor San Lorenzo, che dimostra ancora grande carattere. Ma la Pro Pomezia risponde. Tonelli ruba palla a Manca di Mores, serve Bacchiocchi che non supera Mirko Bergami. Arriva però di nuovo Tonelli che la piazza, è 2-2. Nel secondo tempo, grossa opportunità per la Pro Pomezia per l'assegnazione di un calcio di rigore. Se ne incarica Bacchiocchi e il tiro è fuori, tutto sfumato. Ed arriva la punizione di Manca di Mores in tutti i sensi, perché se il suo tiro viene fermato, nulla può fare Palumbo su Guarino. Ritornano così in vantaggio i verdi. Allora suona la carica Cristian Palumbo, che costruisce l'azione per poi smistare verso Bacchiocchi. Il numero 99 restituisce il mezzo per il compagno che cicca, ma c'è Milizia a terminare il lavoro, e pari. È lo stesso Milizia ad avere poco dopo una grande occasione, ma dopo aver preso la mira sbaglia una rete che sembrava già fatta. Per sua fortuna e per quella della squadra si fa poi perdonare. Sfruttando una bella azione di contropiede, l'attaccante mette dentro la palla del 4-3. Ma non è finita, perché Guarino, con un gran gol che sorprende anche la telecamera, ristabilisce ancora una volta la parità, 4-4. La rete della gioia per la Pro Pomezia arriva al culmine di un forcing insistito, tutti contro Bergami, che alla fine deve cedere alla rete di Bacchiocchi. E il gol del 5-4 definitivo,
Vittoria della Pro Pomezia con fatica, sudore ed occhi puntati sul futuro. Mirko, si conclude questo torneo di Pontina Calcio 7 Show per voi, nessuna vittoria, che cosa è mancato? Sicuramente voglia e determinazione che sul campo fanno la differenza, però abbiamo fatto questo torneo, ci siamo divertiti, un po' di vacanze e poi si pensa al prossimo anno. Abbiamo raggiunto penso la qualificazione, se non so neanche come si chiamano, i rossi forse battono i blu, quindi l'importante era quello, poi lo facciamo per divertirci, siamo tutti amici, quindi va bene così. Calci di rigore sbagliati, occasioni sprecate, avete rischiato di compromettere tutto alla fine? Purtroppo siamo poco cinici sotto porta e questo ci ha portato fin qui. Adesso speriamo in un incrocio di risultati e vedremo come andrà. E adesso per i quarti avete qualche preferenza? Sinceramente sia Lido dei Pini che il Campoverde sono fortissimi, quindi comunque vada, dovremmo giocare quasi di catenaccio e ripartenze. Sarà comunque molto dura. A chiudere la serata la partita fra costruzionidigioia.it ed Unipomezia. Sfida delicatissima con tanti grandi interpreti a confronto. La prima rete è marcata Crimson, grazie a Neri, che servito da Ricciardo non ci pensa su due volte e spara un destro secco all'angolo. Bel gol per il giovane dell'Unipomezia che porta il risultato sull'1-0. Costruzioni di Gioia ha bisogno di punti e mostra i muscoli. Barbonetti sfida Ricciardo sulla destra, poi riesce a mettere in mezzo e Muse, con una deviazione repentina, spedisce la palla in rete per l'1-1. Di Gioia si affida all'uomo migliore. Romagnuolo protegge palla, si gira e calcia potente, ma D'Alessandro si fa trovare pronto. Il copione si ripete, stavolta su calcio piazzato. Ancora D'Alessandro dice di no all'attaccante nero-blu. Costruzioni di Gioia in palla e si vede. Poco dopo è Barbonetti ad accentrarsi, provare la conclusione di misura, ma la palla finisce di poco a lato. Si risveglia quindi l'Unipomezia con Bajslak, che inventa a metà campo per poi servire Ricciardo, tutto solo, che non trova la porta. La risposta avversaria è ancora di Barbonetti, che servito da Dilanno con il sinistro non c'entra lo specchio di pochissimo. Tocca all'Unipomezia. Ricciardo, da casa sua, spara un destro potentissimo che trova la porta ma anche la risposta di Bergami. Poi azione fotocopia del primo gol. Stavolta Neri non trova la diagonale esatta, ma in seguito si accendono le proteste per il fallo precedente. Le polemiche sono reiterate ed Arena si becca il giallo. La partita viene interrotta per qualche minuto in attesa di poter calmare le acque. Il resto della sfida non racconta molto altro, se non per una sliding door consumata in un minuto. Prima l'Unipomezia ha l'occasione del vantaggio con Mazzi, poi, sul ribaltamento dell'azione, parte invertita grazie allo spunto di Muse, che brucia letteralmente tutto il campo e poi con il sinistro viene fermato con il piede dal portiere. Un rimpallo su Cantisani rischia di creare un gollonzo fatto e finito, ma l'Unipomezia viene graziata dal palo. Finisce così con Costruzioni di Gioia che solo per gli incroci della classifica avulsa è costretta ad abbandonare il torneo.